Buonasera. Buonasera, benvenuti. Sono Cristina Landuzzi, vice direttore del Conservatorio. Vi porto i saluti del direttore che ha in questo momento degli impegni istituzionali e non può partecipare. Siamo entrati già da qualche settimana nella nostra stagione dei Maestri del Martini, che vede il Conservatorio impegnato in questa rassegna su diversi fronti cittadini. Quindi abbiamo concerti nella Sala Bossi, la nostra storica Sala Bossi, abbiamo concerti nella Cappella Farnese, nel Museo della Musica, e quindi ci stiamo relazionando istituzionalmente al territorio, che è molto attento a quello che il Conservatorio produce, anche perché, come testimonia il concerto di questa sera, la proposta artistica che i nostri docenti fanno alla città è veramente di altissimo livello. Questa sera abbiamo veramente un momento fortunato, un momento magico, perché il maestro Malferrari, che è uno dei pianisti più affermati degli ultimi anni, ci propone un programma che è assolutamente raffinato, sia per scelte di autori, ma anche, non secondariamente, per il tipo di poetica che ci vuole trasmettere. Il maestro ha scelto un percorso storico ben delineato, che parte da Forêt attraverso Debussy, arriva a Ravel e descrive in una maniera molto interessante quello che è il passaggio di secolo della musica europea, e quindi questo percorso ideale che dalla Francia arriva ai nostri giorni attraverso un'elaborazione del pensiero musicale, poetico e compositivo di autori che appunto attraversano il secolo 800-900. Abbiamo l'importante centenario della morte di Forêt, e il quale Forêt, compositore e organista, ha fatto del timbro una delle proprie ricerche più peculiari, e alla luce di questa riflessione sul timbro che l'organista Forêt ci propone, possiamo leggere anche le scelte degli altri due autori, di Debussy con la sua poetica impressionista e di Ravel con la sua capacità di convogliare nel ritmo e nel timbro tutto quello che è un vissuto compositivo che attraverso la Francia giunge in tutta Europa. Pensiamo che Ravel è stato uno dei più grandi orchestratori che abbiamo conosciuto. Persino Gershwin volle andare a studiare con Ravel l'orchestrazione, il quale gli suggerì poi di essere un bravo Gershwin e non un cattivo Ravel. Quindi questo, al di là della battuta, per dire quanto il mondo musicale guardasse a questo autore con interesse e con, riconoscendo a lui la qualità del maestro. E la cosa anche interessante è che tutti e tre questi autori hanno maturato una poetica che ha però un'identità molto forte. Come dicevo, il senso del timbro strutturale di Ravel, la riflessione sulle forme storiche di Forêt e il simbolismo di Debussy. Questi preludi che ascolteremo questa sera sono una sorta di manifesto di questa ricerca estetica e poetica del maestro francese, e come immagino sappiate, questa attitudine a mettere il titolo alla fine del lavoro anziché all'inizio sta a testimoniare proprio la sua volontà di creare una suggestione di qualche cosa senza imporre una visione didascalica delle diverse situazioni o dei diversi richiami che vuole creare, ma costruire insieme all'ascoltatore un percorso suggestivo estremamente così un pochino affascinante, un po' ammaliante, un po', come dire, con una confidenza così ricercata. Bene, io vi auguro buon ascolto, sono certa che sarà una magnifica serata. Ringrazio per questo
il maestro Malferrari, perché nella sua ricchissima attività di interprete, di didatta, trova sempre spazio per regalarci momenti come questo. Vi prego di spegnere i telefoni cellulari, capita sempre, a me capita spesso di dimenticarlo acceso, quindi vi chiedo questa cortesia e vi auguro un buon ascolto.
Thank you.
perde il